Come sta Eva Enger dopo l'incidente? Dopo le prime, allarmanti indiscrezioni circa il sinistro, ora arrivano le prime notizie in merito alla dinamica del fatto e alle condizioni della showgirl, che al momento dell'impatto si trovava insieme al marito Massimiliano Caroletti. A spiegare come stanno Eva Enger e suo marito e le dinamiche dell'incidente è stato Roberto Alessi, che è intervenuto a pomeriggio 5. La vicenda è accaduta ieri in Ungheria, terra d'origine della ex attrice a luci rosse. Ospite di Barbara D'Urso, nel talk in onda nel pomeriggio di Canale 5, Alessi ha spiegato perché Eva si trovava in macchina in quel momento e dove era diretta, erano in autostrada, erano andati a prendere a 80 km a prendere un cagnolino da regalare a Jennifer, ha dichiarato doveva essere una sorpresa. Hanno avuto uno scontro frontale con un'altra macchina con un uomo di 70 anni e una donna di 68. Purtroppo questa coppia è morta sul colpo. Eva e suo marito sono stati salvati dalla cintura di sicurezza. Luogo dell'incidente è precisamente, la città di Kaposvar. Con loro, dunque, non c'era Jennifer, la figlia nata 12 anni fa. Quindi i dettagli circa la condizioni della coppia. Non sono in pericolo di vita, assicura immediatamente Alessi, sono stati immediatamente portati in ospedale con l'elicottero, in due ospedali diversi perché non potevano usare lo stesso eliporto. Massimiliano ha la frattura dello sterno e non dovrebbe essere operato. Eva ha rotto braccio, tallone e femore. Dovrebbe essere operata. Previsto un intervento, Eva sarà operata lunedì o comunque non immediatamente. Lei è sotto shock ma è molto presente. Pare che la macchina dei due coniugi stesse facendo un sorpasso di un camion. Per cui è andata sulla corsia opposta e si è scontrata frontalmente con la macchina di Massimiliano e Eva. Proprio in queste ore, è previsto l'approdo di Mercedes Schenger, primogenita 30enne di Eva nata dall'amore per il regista Riccardo Schicchi in Honduras, ovvero all'Isola dei Famosi, reality in onda su Canale 5 in cui è stata reclutata come nuova naufraga. Ebbene, se in un primo momento la ragazza ha valutato l'ipotesi di disertare il programma, la mamma l'avrebbe convinta a restare, c'è stata una lunga videochiamata tra Mercedes e la madre, che l'ha voluta tranquillizzare. Mercedes non voleva più continuare, le ha detto di stare calma perché è il suo lavoro e che deve tornare vincitrice anche per lei, ha concluso Alessi.